Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con Corpse Party Blood Covered. Eravamo arrivati qui, avevamo fatto degli... Avevamo rincontrato i nostri vecchi compagni. Adesso siamo pronti a riprendere. Vediamo qui cosa c'è. È una grande porta protetta da amuleti religiosi. Inoltre è stata anche inchiodata, va bene. Quindi non dobbiamo entrarci. Qui non c'è nulla. Già letto. Cercando di scoprire il passato nascosto della scuola maledetta. Kibiki. Ok. Ma bene. Ce lo può dire? Ok, abbiamo scoperto che Nao era l'assistente di Kibiki. Va bene. Ragazzi, i video avranno durata di 20 minuti, altrimenti diventano anche pesantucci poi per me da registrare. Cioè, comincio a perdere la capacità tipo di leggere. Poi passa la voglia. Invece con 20 minuti ci siamo. Massimo 25. Quindi Taguchi era il suo collega. Nao pure. Secondo me Nao era la puttana di turno che se la faceva con tutti. Mancano. Può darsi che siate crepati prima. Cioè, già il fatto di riuscire a entrare in una scuola tra virgolette maledetta è... Mamma mia. Vabbè, che ha sfruttato Nao, si sapeva. Questo non lo ricordo che eravamo caduti in trappola, ma da chi? Però c'è anche il fatto che Nao aveva un blog su internet. Può darsi che c'entra qualcosa. Io attualmente ho tanti pezzi sparsi. È da tanto che non gioco, ragazzi. Siamo qui perché abbiamo eseguito il rituale di Sachiko. Ma forse era sbagliato? E infatti, quello che dicevo io, secondo me nel blog c'è qualcosa di strano. Cioè, io la sparo così. Nao era la battona di Kibiki. Voleva fare colpo e ha detto: ma un attimo che ti porto altra carne da macello, tipo bambini che fanno il rituale. Lo mettiamo su internet e buonanotte. No, no, questa volta ragazzi niente piagnistei già dai primi 30 secondi di video. Basta, basta. Non lo so, mi ricordo una pubblicità. Ma comunque, stavo pensando una cosa. La puoi smettere? Mamma mia, due schiaffi di quelli proprio che gli lasci un 5 in faccia di quello pieno. E con la musichetta faiga. Andiamo. Salviamo veloce. Adesso non so dove andare, un attimino. Facciamo un po' di menta locale. Allora, qui possiamo cambiare gruppo. Ah. Non voglio vedere questi qui adesso, ok. Quindi dobbiamo per forza scendere. Io devo abbassare perché ok che la musichetta è faiga, però rompe i coglioni. Aumenterò il volume soltanto quando ci saranno momenti di disperazione pura.
Allora, qui cosa c'è? Kyosuke e Suki. Ok, scendiamo qui. Ok, si è tolta la musichetta per fortuna. Esploriamo tutto. Entrate nell'impero dei servizi segreti giapponesi. Se è veramente vietato. Ah, entrare nell'impero dei servizi segreti giapponesi se è veramente vietato. Gli intrusi verranno espulsi. Manco uccisi, espulsi. Bah. Ma comunque, se ce la faccio, ragazzi, vorrei cominciare a caricare telefonino. Due video al giorno di course party più un terzo delle serie normali. Dico sempre se ce la faccio. Cos'è? Oh mio Dio, un quaderno in una scuola. C'è qualcosa di maledetto qui. Aia, abbiamo trovato il quaderno di Nao. Oh, che carino. Ma leggilo e basta. Allora, raccoglietore e tranello. Oh mio Dio, qualcosa di strano. Gli anelli 3, il simbolo della Trinità. Dio, ecco perché siamo morti. Ok. Appunti di Nao 1 su 5. Quindi li dobbiamo trovare tutti. Alla ricerca degli appunti di Nao. Dipartimento. Ok. Mamma mia. Ah, questo è il metodo di ingresso. ファイルの保管を行う必要があり現地で篠崎家の調査を進めるだけで強い霊障を受けた体の右半分が麻痺左鼓膜に異常姿写真に応募数週間にわたる増毛感。Quindi noi è riuscito ad andare anche a casa di Sachiko. Che schifo, feci sanguinoso, cosa brutta. 危険なので今回 Ragazzi, per la cronaca, le battute si fanno quando ci sono i momenti di panico tra i nostri compagni, che sono... quelle sono delle gag, non sono momenti di tensione. Ah, quindi Kibiki era un investigatore spirituale. Siccome aveva fatto un flop quanto una casa, le ha detto: ma adesso gli mollo il coso di Sachiko e vi faccio vedere io come si trovano i fantasmi. Porca. Ve lo faccio vedere io il fantasma, figli di puttana. E sono morti tutti, bella cagata. Mi scusi, sto leggendo, non sono stupido. Testa di minchia. Con questa voce da testa di minchia ti prenderei a schiaffi proprio. Mi sa che lui non lo vedrà proprio il prossimo numero. Ragazzi, mi sa che io ci ho fatto centro con la mia supposizione che Nao ci ha buttati a tutti qua dentro. L'ha scritto lei il blog, giusto? E anche il metodo di entrare. Può darsi che ha scritto il metodo sbagliato? Ma perché sono tutti così questi giapponesi? Oh mio Dio, ho visto... c'è l'assassina. Vorrei essere stata sua amica. Vi ricordate Misao? Oh mio Dio, devo salvarla, è una mia amica. 10 minuti prima c'era scritto: volevo diventare sua amica. Adesso c'è qualcosa che non quadra o proprio sono io che sono stupido? Cioè, non lo so. Cioè, Nao è sempre stata la mia eroina preferita. Adesso, se io amo l'occulto, amo per esempio un tizio famoso, non un testa di minchia del mio quartiere o della mia scuola. Ma comunque, andiamo avanti. Abbiamo trovato il primo appunto e la cosa è positiva. Quindi qui non ci dobbiamo più tornare. E questo è un bene. Vediamo qui se c'è. Ok, nemmeno posso cliccare più nella scuola, va benissimo. Un attimino. Ah no, quello è quello dei servizi segreti. A posto. Controllo il timer. Abbiamo altri 10 minuti e non abbiamo fatto un cazzo, ma non dipende da me, ragazzi. Per ora è così.
I trasgressori saranno espulsi, bella cagata. Vai così, Ayumi, rompiamo culi, troviamo tutti i diari di Nao. Però un attimo. Adesso utilizzo la mia super velocità. Non entrare, i trasgressori saranno adesso, pensate al vostro futuro. Chi va bene vi osserva, tutto il Giappone vi guarda, non entrate. Cioè io mi immagino che fra poco spunta una palla tipo da discoteca e lei comincia a ballare con il ciclo ancora addosso, guardate. Sono i resti di qualcuno, mancano. Dobbiamo trovare anche il nostro collega biondo, vediamo se riusciamo a trovarlo. Qui non c'è niente, una piccola esplorazione random. Qualche banco, può darsi che nasconda qualcosa, ma anche no. Perfetto. No, perché non è bello quando sono da soli, è bello quando sono tutti insieme e hanno paura e cominciano a sparare minchiate proprio a destra e a manca. Ok, qui non c'è niente. Qui nemmeno, e qui cosa c'è? L'ingresso per la base dei servizi segreti giapponesi e severamente i trasgressori saranno perseguitati. Va bene. Non so se è un easter egg quello, ragazzi. Salviamo. Che cosa è sto pezzo di carta? Sul pavimento giace una pagina strappata dal diario di Nao. Appunti di Nao 2 su 5. Benissimo. No, devo abbassare. まだ情報が少ない状態で危険すぎるとあれほど言ったのに。きっと先生の助手田口さんがそそのかしたのだ。 E può essere che tu sei una bimba minchia di merda. やはり心配だ。 Ma lo dice sto processo, devo raccogliere tutte le pagine. 友人のさやかを巻き込んでしまうので気が引けるが。これより私も Ah, quindi lei c'è andata da sola, sta battona. Nani? Nao-san. Nao-san nakunaru. Non lo so, però sono quasi sicuro che ho ucciso anche la sua amica. Ragazzi, stiamo scoprendo importanti risvolti. Abbiamo altri 5 minutini. E con questa musichetta. Ok, qui non possiamo fare più niente. Quindi direi proprio di andare a cambiare gruppo. Vi prego, fa che non sia lunghissimo. È vero. Controllammo l'intero edificio per un po' alla ricerca di Yuka, quella testa di minchia nanetta. Sì, perché gli spazi si stavano riunendo. E lei è sempre con le tette enormi. Naomi, dai gioca. Oremo qua che mamma mia che uomo. Un attimo, stavo controllando se c'era il mio cane. Però devo dire che Course Party è veramente un bel titolo. Cioè rilassante, fa abbastanza divertire. Come horror, cioè non è che fa paura, però devo dire che ha i suoi momenti. Oh, guardate che carina, arrossato. È arrossato, che minchia. Sì, sì, è perforante come un trapano nel... Ecco che cosa amo. Queste battute piene di doppi sensi. Vuole essere trapanata la nostra Naomi. Ah, no, stava parlando di Seiko. Voleva essere trapanata da Seiko? Però cazzo, è dal primo capitolo che scassa veramente i coglioni con sta Seiko. E basta, avete litigato? No, è morta per colpa mia. Secondo me lei fa tutto così, ma è apposta. Dentro di sé, buono che è morta Seiko. Un possibile rivale in meno.
Aveva lasciato le sue scapre. Cos'è la versione spagnola di capre? Scapre? Mamma mia, gli errori. Non è vero, sono stati fantasmi. Sono blu, piccoli e cattivi. C'è pure quella vestita di rosso. C'è pure Nao. Gliel'ha fatto leggere lui il messaggio che aveva nel telefono di Seiko. Ok, vediamo il tempo. Ragazzi, siamo arrivati al tempo limite. Ma non vi preoccupate, nel prossimo video andremo avanti con Satoshi e la nostra Naomi. Questo è stato un po' più molle come video, però sapete come abbiamo trovato due pagine del diario di Nao. Quindi ragazzi, termino qui questo video, noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti voi, ciao a tutti ragazzi.